ciurma, benvenuti in questo nuovissimo video e oggi faremo esplodere il mio computer. Sì, proprio quello là, proprio questo, è qua piccolino, ma anche se piccolo è molto potente. Infatti all'interno ha una 4,90 e un 13.900K. E raga, se esplode quello, salta mezza Milano. Quindi ragazzi, senza perdere altro tempo, il primo metodo che testeremo oggi è un mondo con le canne da zucchero. Sì, basta. Proviamo questo. Quindi ragazzi, facciamo la seguente cosa. Single player, creiamo un nuovo mondo. Aspettiamo che si prepara tutto, perfetto. Facciamo adesso more world option e il tipo del mondo deve essere super piatto. Lo andiamo a customizzare, clicchiamo su preset e andiamo a cambiare qui i valori. Quindi ragazzi, visto che il mondo super piatto è fatto da un layer di bedrock, due di dirt e una di grass block, cambiamo l'ultimo layer e mettiamo le canne da zucchero. Quindi cancelliamo questo e scriviamo sugar, trattino basso, cane. Facciamo usa preset e ragazzi, eccole qui! Ci sono. Comunque ragazzi, io adesso sono all'interno di un mondo super piatto di Minecraft. Quelli in alto a sinistra sono gli FPS che sto facendo, 1600, e sto anche registrando con OBS. Se vado a togliere OBS salgo tipo a 2002. Sì, forse un po' too much. E ragazzi, incrociamo le dita, 3, 2, 1, clicchiamo crea nuovo mondo. E già che ci siamo, ci spostiamo a destra. Allora ragazzi, sono dentro il mondo e già vedo questo, ovvero tante canne da zucchero sdroppate per terra. Clicchiamo done e oh mio Dio. Cioè ragazzi, già 2 FPS? Faccio raga 2 1? Ma non possiamo già esplodere così su. Ok, si sta riprendendo, si sta riprendendo. Ok. Oh mio Dio, ma cosa vedo qua sotto? Raga, il mio PC sta reggendo. Il mio PC ce la sta facendo. Guardate che le canne da zucchero nel pian piano si vanno a sdroppare. Sto perdendo ancora frame. Ragazzi, oh mio Dio. Allora, il PC sta reggendo. Il PC è tutto ok. Giocabile. Ti devo dire. Più o meno, devo dire più o meno. Vedo un attimo ragazzi, gli slime è tipo un pochettino lenti. Sì. Guarda il salto, guarda il salto. Guarda lì. Oh mio Dio. Cioè ragazzi, non lagghiamo di frame, ma lagga proprio di TPS, se non sbaglio, Minecraft. Quindi ci mette più tempo a processare le cose come il salto di uno slime. Però ragazzi, il PC regge. Il PC regge. Ora andiamo un pochino più avanti, ma prendiamo tipo F3. Ci sono 10.000 entità. Non adesso ragazzi, ne stiamo vedendo 360. E vabbè, mi piace quella GPU 100% in rosso. Vabbè, non è un problema nostro, è un problema del computer. Comunque sì ragazzi, posso girare tranquillamente. E guardate, guarda le canne da zucchero. Oh mio Dio. È finito il mondo. Ah. Oh, emeralds. Sono io. Ah! Sto bene. Ragazzi, questo è stato un attentato alla mia salute comunque. Comunque ciurma, PC 1, Minecraft 0. Comunque ciurma, prima di continuare col secondo metodo per far crescere il mio computer, vi ricordo di lasciare un mega mi piace se volete un altro episodio di questa serie. E soprattutto nei commenti scrivetemi altri metodi per, mettere alla prova il mio computer. Ah, e vi ricordo che in descrizione avete il link delle nuove magliette, anche la maglietta suga, proprio questa. Cliccateci subito perché durano poco. Tipo altri 4 giorni. Allora ragazzi, per il secondo metodo mi avete consigliato di fare un mega cubo di sapling. Ok, va bene. Va benissimo. Aspettiamo che carica il mondo, così vi faccio anche vedere quanti FPS facciamo all'inizio e quanti azioni faremo dopo. Ho fatto un mondo normale. Bello. Croccante. Oggi sbagliato. Nuovo mondo, nuova corsa. Vediamo. Eccoci qua ragazzi, mondo super piatto. Ci siamo, siamo pronti a testare tutto quanto. Quindi prendiamo la nostra bellissima accetta di Word Edit e facciamo subito una cosa. Da qui clicchiamo questo, facciamo la prima posizione e cerchiamo di fare una specie di cubo. Lo facciamo tipo così. Ok, devo dire che può bastare. Facciamo tipo post 2 e sono quasi
100.000 blocchi. Sono 99.900. E raga, quali sono i miei FPS in alto? 3, 2, 1. Invio. Oh no. Oh no. Io... Non so se si sente, ma io sto muovendo il mio mouse, ragazzi. Sto muovendo il mio mouse. Ragazzi, shottato da un alberello? Bro! Ragazzi, il mio PC è shottato da un alberello? Siamo seri? No, ragazzi, non risponde più. Shottato proprio così. Cioè, raga, è andato. Posso spiegare? Sì. Allora, ragazzi, il terzo metodo sarà quello forse più divertente, perché utilizzeremo i razzetti. Allora, ragazzi, per questi razzetti abbiamo bisogno di un paio di cose. Come prima roba, un dispenser. Eccolo qua. Adesso, ragazzi, sono su un sito per generare in modo carino qualche fuoco d'artificio. Quindi va benissimo il give. Va bene tutto, qua non ci interessa. Quantità, va benissimo uno stack. La durata del volo lo mettiamo a 1. E voglio farlo, ragazzi, con le facce da creeper. Mettiamo flicker sì e anche la scia. Ok, così abbiamo un botto di particelle. Facciamo rosso e ciano, generiamo il comando, sta pensando. Later. Prendiamo, ragazzi, il comando che ci ha generato, facciamo invio ed ecco qua che abbiamo, appunto, esatto. Adesso, ragazzi, ne ho fatti anche altri di altri colori, così almeno tutto più colorato, e facciamo la seguente cosa. Mettiamo un dispenser così verso l'alto, duplichiamo questi e mettiamo un pochino di questi qua e un pochino di questi qui. Fatto questo, accetta di word edit, eccola qui. Selezioniamo adesso, ragazzi, il dispenser in questo modo e facciamo il comando slash stack, anzi doppio slash stack, e facciamo tipo 10. Mi piace. Olè. Ora prendiamo da qui a qui e facciamo questa volta 20. Adesso, ragazzi, abbiamo questa specie di pedana dove abbiamo tutti i dispenser pieni di razzetti. Adesso, ragazzi, facciamo il trick del comando fill con queste coordinate del blocco qua sotto e del blocco qua sotto. Ci giviamo, ragazzi, un command block. Prendiamo pure un bottone e facciamo adesso uno di qua e un altro di qui. Mettiamo bottone, bottone. E qui, ragazzi, praticamente mettiamo che setta sotto i dispenser dei blocchi di redstone. In questo modo attiveremo contemporaneamente tutti i dispenser. Mentre qui stesso comando, ma facciamo invece aria, air. Vediamo se funziona. Premiamo il bottone. Dice che ho fatto tutto quanto correttamente ed è giusto così. E adesso, ragazzi, beh, premiamo questo. Oh cavolo. Ok, allora, intanto mettiamo notte. Facciamo così e di nuovo così. E ragazzi, wow, tutto ok. Ci riproviamo ancora. Ragazzi, tutto perfetto. Forse sono un po' pochi. Facciamone di più. Da qui a qui facciamo, ragazzi, adesso di nuovo stack 20. Ok. Ora sono 400 dispenser. Ho risetappato tutto quanto e quindi proviamo. Ok, togliamo appunto, ragazzi, i blocchi sotto. Premiamo. E... tutto pulito. Sono passate pure le comete nel cielo. Bellissimo. Ma cosa succede se faccio questo? Sono un attimo curioso. Ragazzi, ho appena creato un loop. Ragazzi, uno spettacolo bellissimo, quanto assordante. Beh, ragazzi, mi sa che PC 2, Minecraft 1. Ragazzi, il prossimo sarà ancora più matto. 1000 scheletri che ci lanceranno contemporaneamente 1000 frecce. Proviamolo subito. Come sempre, nuovo mondo pulito, super piatto e facciamo tutto quanto easy. Ma in che senso, bro? Allora, ragazzi, dobbiamo mettere 1000 scheletri in un blocchetto. Quindi facciamo così. Prendiamo adesso, diciamo, un command block. Give emeralds command block. Prendiamo, ragazzi, le coordinate di questo blocco e andiamo a fare subito un summon skeleton. Olè. E poi queste coordinate. Clicchiamo su done. Mettiamo naturalmente in easy. Premiamo, ragazzi, un bottone e abbiamo lo scheletro. Ok. Ma ce ne servono 1000. Quindi, come prima cosa, ragazzi, beh, semplicemente sempre attivo, in ripetizione. E let's go! Ok, fermi tutti. C'è un problema.
Esattamente, c'è il mob crumbling, ovvero che quando ci sono tante entità in un solo blocco inizia a killarne qualcuna. Per cambiare questo valore, basta facciamo game rule max entity crumbling, eccola qui. E noi ragazzi mettiamo 1000. Invio e ciurma, ci siamo. Ecco qua ragazzi gli scheletri. Se premiamo F3 noterete il valore dell'entità che sta aumentando a dismisura. Sono adesso ragazzi 200, ma siccome è troppo lento. Perfetto. Ora ragazzi sono 500, siamo quasi a metà e siamo a... Forse mi sa ragazzi che... Meglio stappa... Stacca! Sto tracciando, stacca! No ragazzi, che sta succedendo? Allora raga, sto andando a un FPS. Devo cercare di rompere i command block. Ce la posso fare! Dove sono i command block? No, mi si è aperto l'inventario! No, non funziona niente! Oddio, fermi tutti! Allora, ce ne abbiamo uno qua vicino. Spostiamo di poco il mouse e clicchiamo. Later. Allora, ragazzi, ho messo adesso 300 scheletri. Sono 300 là dentro. Voglio dare le frecce in maniera fluida. Oh mio Dio! Oddio! Aiuto! Ragazzi, voglio rif... No, ragazzi, è illegale! È illegale! È illegale questa cosa! Ragazzi, è una mitragliatrice! È fighissima come roba! Fatto sta, ragazzi... Emerald 0, scheletri... 1. Ragazzi, ultimo metodo di oggi, sempre con le frecce, frecce che saltano in acqua. Proviamolo. Però prima, avete lasciato tutti quanti like? Se sì, andiamo avanti col video. Se no, lasciate like adesso. Grazie. Eddie, ma tu lo sapevi che quando uno preme il tasto di iscrizione adesso fa tipo una roba multicolor? È fighissimo, lo sapevi? Se lo premi anche il like, fa un colore differente. Prova a premere poi like, mi dici di che colore lo vedi tu. Volevi! Ragazzi, creiamo un nuovo mondo super piatto. Spero l'ultimo di oggi. Il mio computer tra poco va in vacanza. E devo fare una cosa. Facciamo semplicemente questo. Allora, una pozza così. Prendiamo dell'acqua. Mettiamo tanta acqua in questo modo. Prendiamo adesso la soul sand. Mettiamo adesso, ragazzi, un blocco qua sopra per prendere le sue coordinate. Quindi lo faccio sempre col comando fill. Ok. Adesso, semplicemente, dobbiamo fare questa cosa. Summon arrow a queste coordinate. Ed ecco che, ragazzi... La freccia fa questo. Bene. Ora serve un command block. Incolliamo ragazzi il comando. Facciamo always active. E poi repeat. Ed ecco qua ragazzi la nostra pioggia di frecce. E i miei FPS che stanno scendendo sempre di più. Bello. Mettiamo un attimo ragazzi pausa. E abbiamo un sacco di particelle. Ma che figata. Ho appena tolto ragazzi le particelle dell'acqua. E tralasciando il fatto che facciamo di nuovo quasi 1000 FPS. Con non so, con 153 frecce. Continuiamo. Vai. Continua. Prego. Senza problemi ragazzi. Guardate le entità che aumentano. Si sta creando una cosa sotto fighissima. Prendiamo tipo del vetro. Cioè raga, guardate che figata di disegno che si sta creando. Che roba strana. Rimettiamo ragazzi tutte le particelle. E oh mio Dio. Ok. Devo dire che pian piano gli FPS si stanno abbassando. Però, ragazzi, il mio computer sembra tranquillo. Tutto ok. Cioè, non c'è proprio nessun problema. Proprio 0000. Aspetta un attimo. Ma Eddie, lo senti anche tu? Ma che cos'è sto suono? Yes.